Radio Magica presenta Il Ponte del Diavolo. Maria Elena Porzio racconta la leggenda del Ponte del Diavolo nel comune di Cividale del Friuli. In un tempo lontanissimo, che nessuno ricorda più, il fiume Natisone divideva Cividale del Friuli in due. C'era chi abitava su una sponda e chi sull'altra. Ci si salutava dalle finestre, il profumo del pane sfornato di qua si sentiva anche di là e il suono delle campane arrivava ovunque. Ma per incontrarsi bisognava attraversare il fiume e questo era un vero problema. La mia fidanzata vive sull'altra sponda. Mi tocca camminare ore e ore per andare da lei, diceva l'innamorato. Per andare a lavorare la terra devo alzarmi alle 4. Dormo troppo poco, diceva il contadino. Un piccolo diavolo, sempre con l'orecchio pronto ad ascoltare le lamentele della gente, un giorno fece una proposta alla popolazione. Costruirò io il ponte e lo farò in una sola notte, ma in cambio mi maneggerò a colazione il primo essere vivente che ci passerà e se rupra. I cividalesi si riunirono per decidere, ma la discussione durò poco. C'era troppo bisogno di quel ponte, così accettarono. Quella notte, però, il piccolo diavolo andò dalla sua mamma lamentandosi come un bambino. Uffa, se non mi aiuti a costruire il ponte, non ce la farò mai. Resterò a pancia vuota. La diavolessa, come tutte le mamme del mondo, non seppe dire di no. Ma tranquillo, demonietto mio, ho un'idea. Metterò in mezzo alla fiume una pietra enorme, così tu potrai lavorare più velocemente. Detto, fatto. Sistemata la pietra, il piccolo diavolo si mise al lavoro e la mattina successiva il ponte era bello che pronto. Adesso dovete pagarmi. Forza! Qualcuno attraversi il ponte e venga qui da me, che me lo mangio in un boccone! Gridava il piccolo diavolo con la bocca spalancata. I cividalesi disperati si riunirono un'altra volta per cercare una soluzione, quando all'improvviso un vecchio gatto spelacchiato attraversò il ponte e miau! Si infilò dritto dritto nella bocca del piccolo diavolo, che quasi si strozzò per il disgusto. Che schifo! Non mi piace! Disse, sputando il gattaccio. I patti vanno rispettati! Questo è quello che puoi mangiare! E se non ti piacciono i gatti, vai a cercare cibo da un'altra parte! Dissero tutti, lasciando il diavolo senza parole. Da quel giorno Cividale ebbe il suo ponte sul fiume e la vita migliorò. Per tutti! Beh, quasi per tutti. Adesso l'innamorato andava tutte le sere a trovare la sua bella e il contadino dormiva 2 ore in più per notte. Ma il piccolo diavolo, pieno di fame, andò a piangere tra le braccia della sua mamma e qualcuno dice che sia ancora lì.
Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili sul sito www.radiomagica.org/smartradio.